Nicola. Cognome? Silvas. È un cognome un po' famoso. Ma chi ti ha convinto a giocare? Giocavo già da prima elementare, perché mi piaceva. Ecco, ma che ruolo giochi? Mediano. Ma insomma, in famiglia siete tutti centrocampisti, come si può? Ma a casa parlate di calcio? Spesso. Spesso cosa vuol dire? Dopo la partita? Sempre. Cosa vi dice babbo? Di andare a allenare soprattutto. Ecco, e quella è la cosa più importante. Ascolta, c'è un'altra cosa che ti volevo dire. Ma è vero che ti piacciono di più i cavalli? Tutti e due, là. Come tutti e due? Mi piacciono i cavalli, boh. Ma è più facile andare a cavallo o giocare a pallone? Facile andare, cioè giocare a calcio, più facile. Sbaglio o anche tu sei interista? Interista. Del mister cosa mi dici? Già è bravo, severo quando deve essere severo, però già. Non urla un po' troppo. No, anzi. Rispetto cosa ci bisogna? Ma quanti anni è che giochi tu? 8, questo è il quello di 9. Ascolta, ma in campo cosa dici all'arbitro quando ti fischia una punizione? Visto che tu fai anche un po' di falli, o sbaglio? Se proprio vedo che è proprio un fallo, non dico niente, se no. Hai preso munizioni qualche volta? Mai, non sei stato mai ammonito, eh? No. Bravo, questo ti vuole qualche punto in più. Ascolta, gol, noi ci ricordiamo un bel gol che hai fatto l'anno scorso qui a Orani, una bella punizione, quindi il tiro non ti manca. Il tiro è basta. Ascolta, a tuo fratello cosa diciamo? È più scarso di te, è più bravo. Secondo te? Secondo me sono più bravo. Lui è boh, corre di più e più di fascia. Io un po' più mediano, da. Più di rottura. Ascolta, dopo la partita, quando è entrata nello spogliatoio, la prima cosa che fai qual è? Dipende da come è finita la partita. Ma vi fate la doccia nello spogliatoio oppure state lì a chiacchierare? No, prima chiacchieriamo un po'. Ascolta, un'altra cosa ti volevo chiedere. Dei compagni di squadra, voi avete diverse persone che vengono anche da altri paesi, come vi trovate con loro? No, oggi ci troviamo bene perché abbiamo giocato anche gli altri anni, anche l'anno scorso e 2 anni fa, con quelli di Sarule. E quelli di Onifedi come sono? Se passano un po' più la palla. Però insomma, sono tanti in squadra, quindi avete bisogno anche di loro, sbaglio? Siamo pochi di Orani. Ascolta, l'ultima cosa ti chiedo, Nico. Per te giocare a Orani cosa significa con la squadra del tuo paese? Secondo me è diverso sicuramente giocare in un altro paese, però Ma è un sacrificio giocare a pallone? Dipende. Cioè, nel senso, per te allenarti a fare la partita la domenica è una cosa molto impegnativa oppure è una cosa che fai senza problemi? No, la partita non è tanto impegnativa, però gli allenamenti c'è più sacrificio. Va bene, noi ti ringraziamo per adesso, poi speriamo di sentirti un'altra volta, magari quando avrai seguito l'erme di babbo di tuo fratello. Grazie.